con la stilista Mami all'Italia, con gli abiti di Paioletti e Basciano fino a quelli spaziali di Torres, che hanno accompagnato Stefano Luci, vincitore per la sezione Intercultura nelle Galassie di Gaia. Ovviamente promuoviamo le eccellenze italiane nel mondo, che non si sono fermate nemmeno sotto pandemia. Quale sarà quest'anno la novità? La novità è il Fashion Tourism Film Festival Italia in the World, raccontare il turismo, quindi il Made in Italy, fashion, moda, attraverso docufilm. Oggi vedremo anche sul palco dei ragazzi che hanno problemi di dislessia, di dispressia e che comunque hanno vinto lavorando sul portamento, sull'addizione, ed è proprio su questo che stiamo investendo, sulla generazione Z.